ragazze e ragazzi fragolosi e bananosi, ciao a tutti. Queste luci brutte. Questa volta mi sono messo il rossetto nuovo. Quello blu. Vabbè, non si vede perché le luci sono gialle. Vabbè. Allora, detta tutta, mio marito non mi ha comprato la luce, ecco, non mi ha comprato la luce bianca che mi fa vedere questo. E allora, bando alle ciance, bando a tutte le chiacchiere e le parole, nuova puntata di In Segreto, nuova puntata di In Segreto, ragazzi. Ecco qua, nuova puntata di In Segreto, vi piace l'uccello? Allora, in tema di uccello, noi andiamo a ricercare, io qua ho il cellulos, e andiamo a ricercare nel sito In Segreto www.insegreto.it, andiamo a trovare nella sezione cerca la parola pene. Allora, andiamo, io vi leggo solo la prima pagina, ragazzi e ragazze bananose e fragolose. Allora, andiamo. Uomo di 15 anni. Il mio segreto è che quando vado a penetrare nello sticchione della donna, la coppola di quanto ce l'ho grossa non era e non entra. E per questo mi chiamano uomo coppolone, che riempie le fissone. Allora, carissimo ragazzo, allora, ho capito che tu vuoi fare zoom zoom zam, zoom 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 cataplim e catazoom con la tua ragazza, ma un poco di italiano! Scusami, anche la zia Wilma è un po' trappa, però voglio dirti, io non ci ho capito solamente che vuoi zoom zoom. Vabbè, uomo di 14 anni. Io oggi sono riuscito a leccarmi la punta del pene. Allora, caro uomo di 14 anni, ti faccio un applauso. Allora, no, perché sei riuscito, ma perché sei riuscito nel tuo obiettivo. È sempre bello raggiungere i propri obiettivi. Una donna matura, ragazzi. Donna di 39 anni. Quando era donna di 39 anni, quando era ragazza, vabbè, quando era ragazza, avevo un ragazzo con il pene talmente piccolo che dovetti guardarlo per due volte e no, e con maggiore attenzione, prima di accorgermi che quello che vedevo non era un dito, perché alla prima occhiata mi sembrava un dito. Realizzai che non lo era, notando che non era attaccato alla mano, ma al pube. Allora, cara ragazza, cara donna di 39 anni, allora voglio dire, se sta lì in mezzo alla foresta amazzonica, è logico che non può essere un dito. Può essere piccolo, può essere grande, l'alberello. Oh mio Dio, la scoperta dell'acqua santa. Donna di 19 anni. Quando ero piccola poi. La grande donna. Quando ero piccola giocavo con la mia vicina di casa e un giorno mi chiese se volessi provare un gioco e io le dissi proprio di sì. Birbantella, già immagino! Non so come, ma in 10 minuti dopo mi ritrovai con la sua lingua dentro la gola e mi disse che la dovevo toccare. Il giorno dopo suo fratello mi fece vedere il pene ed era anche storto. E io, per vendicarmi, gli sbattei la porta in faccia mentre giocavamo a nascondino. Allora, cara donna di 19 anni, se le tue vicine erano pervi, molto pervi, e non ci puoi fare niente perché forse tu eri bonazza,
Allora, donna di 20 anni, ho preso un paio di leggings neri tipo pelle. Li ho tagliati in mezzo alle gambe e ho fatto un buco giusto per un pene. Ho fatto strage in discoteca venerdì. Mi mettevo a 90 e ops, entravano tranquilli. Sono una pervertita allucinante. Datemi pure della. Ma. A me il chi mi piace, il che mi ne frega. Stop. Allora, voglio dirti no. Carissima ragazza e donna di 20 anni, tu che ti sei preso questo leggings e te lo sei tagliato in quelle parti, ma quando esci di casa, ma non si vede. Cioè, nessuno ha notato che. Non lo so, ma qualcuno dovrebbe aver notato che ci stava un taglietto. Ma non lo so, donna di 17 anni, da piccola immaginavo di avere un unicorno che si chiamava Penelope, lo soprannominai Pene. E ora immaginatevi una bimba di più o meno 6-7 anni gridare: Vai, vai più forte, Pene! I miei genitori volevano portarmi da uno psicologo. Allora, a dirla tutta, carissima donna di 17 anni, io ti ci avrei portato subitissimo e subiterrimo. Perché sinceramente queste cose mi puzzano un po'. Allora, l'ultimo, donna di 15 anni, da piccola credevo che se vedevo il pene a qualcuno mi eccitavo. Ma che cazzo. Allora, carissimi ragazzuoli fragolosi e bananosi, allora, come lo chiameremo, come lo intitoleremo questo video? Allora, sì, idea, lo possiamo chiamare questo video, sì, ecco qua. Quello della donna di 20 anni che è andato con il leggings bucato, lo chiameremo Esco con il leggings bucato. Allora, ragazzi e ragazze fragolose e bananose, un ciao dalla Zia Wilma! E alla prossima, se volete lasciate un like, o se non lo volete mettere, stica che me ne frega, non me ne può fregare anche. E che dirvi un ciao!